Amici lodatori del sole, amanti di Final Fantasy, bentornati al nostro appuntamento settimanale appunto con la serie Final Fantasy VIII. Io sono Felice e questa è come sempre la rubrica Happy Game. Mi scuso se questa settimana c'è stato un solo episodio di Final Fantasy VIII, quindi questo, ma come vi avevo già annunciato la settimana scorsa, la videorecensione di Divinity mi ha tenuto parecchio occupato, ho fatto altri video più leggeri, ma per Final Fantasy ci vuole, diciamo, un bel po' di, diciamo, di pathos. Quindi, se vi ricordate dove eravamo arrivati, stavamo facendo ritorno al Garden di Balamb dopo la nostra missione, insomma, la missione dove Seifer ci aveva portato alla torretta di Dol, e abbiamo incontrato Bix e Wedge, e poi siamo scappati dall'ATMX92, o come diavolo si chiamava, il ragnaccio, insomma, che ci inseguiva. E in teoria il nostro esame SID dovrebbe essere finito. Vediamo un po' cosa succede. Ah, siamo arrivati finalmente. Eh sì. Ora possiamo solo aspettare i risultati dell'esame. Allora, ci vediamo più tardi, Squall. Ciao. Namocene. Ma la strada la conoscete anche voi, insomma. Se posso assimilare qualcosa. Vai, assimilati tutto. Wow, tre energia. Penso è sprecato. Dirigiamo verso l'entrata come sempre e vediamo che cosa troveremo ad attenderci. Questo magico sportello. Eccoci finalmente al Balamb. Missione compiuta, è andato tutto bene. I candidati sono tornati tutti sani e salvi. Non avevo capito assolutamente che l'obiettivo di Galbadia fosse la torre di trasmissione abbandonata. È appena arrivata una notizia dalla Repubblica di Dollet. L'esercito di Galbadia si è ritirato a condizione che la torre di trasmissione venga resa operativa. Insomma, l'esercito si è ritirato. Peccato. Se avessero continuato ancora un po', sarebbero intervenuti nuovi SID e avremmo guadagnato più soldi. Attaccate al guadagno, alla pecunia proprio. Paga, paga. Ok, posso muovermi. Parliamo col preside SID. Impressioni del campo di battaglia? Tutto bene. Emozionante, una guerra vera. Bene, questo è lo spirito giusto, però non montarti la testa. Fra poco comunicheremo i risultati degli esami, non ti allontanare. Va bene. Tu sei stato molto bravo. Vero? È il mio pupillo. Suo pupillo. Peccato che sia un po' asociale. Bene, allontaniamoci. Non so, verso il dormitorio. Questi cosa fanno qua impalati? Ehi amico, com'è andata? Puc, se non fosse per questo mal di schiena. Siamo alle solite. Va bene, appassionante. Boh, non so, dirigiamoci. Boh, verso il dormitorio. Toh, Seifer. Te l'hanno detto della torre di trasmissione di Dollet? Se non fosse stato per l'ordine di ritirata, a quest'ora eravamo degli eroi. Hai detto così col tuo pantaloni fieri alla Fantozzi tirati sotto il mento come sempre. Ma quel cervello lo fai funzionare? Ti rendi conto di che hai combinato? Cara maestra, sono parole troppo dure per un ragazzo che si dà da fare. Ma una mediocre istruttrice come te cosa vuol capire? Ehi, Seifer, ora stai esagerando. Sei responsabile per esserti allontanato dall'area della squadra B. Ma è il comandante che decide la strategia di guerra, o mi sbaglio? E tu credi di essere un comandante? Non farmi ridere, Seifer. Poverino, non è vero. Ti sta bene. Bastonato. Faccia da cane bastonato alla Fantozzi. Anche qua. Ma com'è incazzato? Trema proprio. Kamehameha, proprio. Li bisbigliano.
Seifer. Sarai punito per la condotta poco responsabile che hai tenuto. Le missioni si portano avanti rispettando rigorosamente gli ordini. Ciò non vuol dire che io non capisca quello che hai fatto. Non voglio fare di voi delle semplici macchine da guerra. Non voglio soldati che eseguano ciecamente gli ordini. Tanto lì vedete una patata che... Io... Preside Sid, sarà meglio che lei torni in presidenza. Bene, riparleremo. Questi sono i professori del Garden, le patate. Puntini, puntini, puntini. Qualsiasi azione non prevista dal contratto è severamente vietata. Scusa. Campanello. Gli studenti che hanno sostenuto l'esame SID si presentino all'appello al secondo piano. Ripeto, gli studenti che hanno sostenuto l'esame SID si presentino all'appello al secondo piano. Bene, è il momento forse della nostra promotion. Quindi dirigiamoci al secondo piano. Come ha detto la gentile speaker, penso sia una femmina, credo. Sarà Shu, credo. Che era la tipa di prima con Quistis. È il presidente SID. Secondo piano è qua, credo. È questo secondo piano, sì. Eccoci qua, sì. Cioè, attesa prima degli esami. Lo sai? Ci chiameranno uno alla volta. Peggio degli esami. Selfie, parlami, amami. È vero, ma è selfie questo. Andiamo con i due scagnozzi di fantozzi. Ha ragione Fujin. Se Seifer non passa l'esame è colpa tua. Perché è colpa mia? Guarda, l'hai fatta arrabbiare. Sì, sapete che Fujin, cioè questa, è una ragazza. Che se non si capisce. Rabbia! Rabbia! Rabbia, basta. Parlo ancora con questo. Ah, no, dice le stesse cose. Va bene. Questo... Sono molto emozionato. Questo non parla. Con la patata. Dinch, Zell Dinch. Oh yes. Ci si vede, ragazzi? Squall, squadra B, vieni avanti. Ovviamente. Questo è tutto, rompete le righe. Tutti gli altri segati proprio. Ah no, quella lì non può essere selfie perché non era questa parte. Quella lì infatti. I studenti promossi all'esame di oggi sono stati i seguenti. Del trono del preside. Complimenti a tutti. Però ricordate, da oggi siete Sid e verrete mandati in missione nel mondo. Sid è il nome in codice per indicare i guerrieri di cui il Balam Garden si gloria. I Sid sono specialisti del combattimento, ma questo è solo uno degli aspetti della missione dei Sid. Quando verrà il momento... Preside Sid, è quasi ora della riunione. Concludiamo brevemente. I Sid sono un bene prezioso per il Garden, e siete voi, di volta in volta, che ne stabilite il valore. Vogliamo che diate tutto voi stessi per le missioni. Agli ordini! Credo fosse questo che il preside voleva dirvi, vero? Questo è il vostro diploma e il certificato del vostro rango SID. Notate la bellezza di questa stanza, anche se la grafica è quello che è bellissima. Non vedo l'ora che arrivi il festival. Sì, tipo la festa di diploma, no? Fa sempre del tuo meglio. Cerca di essere meno impulsivo. E ha detto a Zella ha un valore. E ascolta cosa gli dice, chiacchiera di più. Sei tu lo specialista del Gunblade. Grazie, ho scoperto l'acqua calda. E con questo la cerimonia è finita. Rompete le righe. Non ha detto fate i bambocci. Mi ami, preside. Mi dica qualcosa. Tieni, ti do questo. È il piano di guerra. Potrai vedere i dati sulle battaglie accedendo alla guida attraverso il menu. Potrà esserti utile per le prossime battaglie. Grazie. Mi ha amato, mi ha dato delle cose.
Da oggi potrete utilizzare un numero sempre maggiore di Guardian Force. Ignorate le critiche sui Guardian Force da parte degli eserciti di altri Garden. Sarà fatto, senza problemi, vi ignorerò tutto. Lo selfie che balla e Zella anche. Sid! Dai, Squall, torniamo in classe. Non te lo ricordi? Tutti i nuovi membri Sid hanno sempre fatto così. Un discorso a quelli del corso è un bel party per festeggiare la promozione. Sì, festeggiamo. Ecco. Quelli bocciati, con l'odio profondo. Addirittura applaude, non l'avrei mai detto. La redenzione di Fantocci. Fantozzi for the win. Allora, ah, ecco qui il nostro punteggio finale. Allora, ci hanno dato in azione 50 punti, decisione 100 punti, attacco 30 punti, spirito 50, atteggiamento 70, raggo seed 6. Direi che un buon punteggio, abbiamo fatto una media del... una media del 65-70, buono. Ora che sei un seed avrai uno stipendio periodico, l'ammontare del tuo stipendio dipenderà dal tuo rango seed. Il rango seed aumenta a seconda del comportamento in battaglia. A seconda del tuo comportamento il tuo rango può anche diminuire, ovvio. E siamo in camera. Ah, trovato! Ehi, ehi, guarda, guarda! Tadan, l'uniforme Sid. Dovrei dirti che sei gnocca, non è vero. Dai, cambiati anche tu, andiamo alla festa, no? Sì, andiamo alla festa, non me lo faccio dire due volte. Vabbè, salviamo dopo. Qua. Uniforme Sid, la metto. Guardate quanto siamo belli. Popopo fieri. Guardalo proprio lì. Ah, ti stai... ti stai benissimo. Stai benissimo. Ok, si va alla festa. Andiamo. E godetevi questa scena perché è epica. A sociale. Mi è capitato anche a voi una festa di trovarvi nell'angolino a consolarvi col bicchiere vuoto. Rigorosamente vuoto il bicchiere. Yeah! Ehi, Squall! Da oggi siamo Sid. Forza, qui la mano. affoga la disperazione nell'alcol. Sarai anche Sid, ma sei sempre il solito. Il tuo modo di fare mi dà sui nervi. Vabbè, ci si vede. Ciao, Zell. Ehi, Zell, ci dai una mano col festival? Io? Lo farei, ma ho un impegno. Ora devo andare, ci vediamo. Uffa. Ciao, Squall. Con l'altra. Può essere del comitato del festival? Ci dai una mano? Allora? Vabbè, facciamo i gentili. Se ci tieni tanto, ti do una mano. Davvero? Wow! Forza, diamoci da fare per questo festival. Ciao! Ecco. Ed ecco in tutto il suo splendore, non vi dico chi, ma lo saprete già. Sai che sei il più carino? Balliamo? O balli solo con le ragazze che ti piacciono? D'accordo, allora... guardami negli occhi. Ti piaccio, ti piaccio, ti piaccio. Non funziona? Non so ballare. È facile. Ho bisogno di qualcuno per il ballo. Non posso mica ballare da sola. E godetevi la scena.
Mamma mia, che frana. Che fai? Mi viene addosso. Li mortacci tua de tu madre. Questo è stato quello che hanno pensato in quel momento. E poi magicamente Skull diventa un ballerino provetto. Ha fatto level up dopo lo scontro con il tizio. Guadagnato esperienza. È diventato tipo il nuovo ballerino della Scala di Milano. Bravi. Povero Skull. Dai, viene la professoressa Milfona a consolarti, Skull. Sei davvero uno studente modello. E balli anche bene. Eccola, ci prova. E vedi, è depresso. Grazie. Non troppa vita, eh. Sì? Balli con una sconosciuta, ma non ti va di stare con me? No, scusa. Ma tu sei un insegnante e io un tuo studente. Mi imbarazza che stai qua senza dire niente. Hai ragione, anch'io sono fatta così. Oh, per poco mi dimenticavo. Chissà cosa mi prende. Ero venuta per i nuovi ordini. Io e te dobbiamo andare alla zona segreta. È dove gli studenti si incontrano di nascosto dopo il coprifuoco. Si trova al di là del centro d'addestramento. Cosa ci andiamo a fare? Non andremo mica a dirgli di rispettare il coprifuoco. Se è così, che ci pensi il comitato di disciplina. E sghignazza. Cambiati e vieni all'entrata del centro d'addestramento. Questo è il mio ultimo ordine. Sempre a cambiarci d'abito. Andiamo. Il centro addestramento. Ma che missione è questa? Mi cambio, giustamente. Oh, siamo tornati vestiti tamarri come al solito. Bene ragazzi, prima di dirigermi al centro di addestramento, direi che forse è il caso di fermare qui l'episodio, perché al centro di addestramento ci saranno un po' di cose e non ci sono save point poi nel mezzo, se ricordo bene. Quindi insomma, non vi spoilerò che cosa succederà ovviamente, se volete scoprirlo dovrete aspettare settimana prossima, dove spero che riprenderemo normalmente a fare due video di Final Fantasy VIII alla settimana, ma in caso comunque uno ve lo garantisco sempre, anche se questa settimana l'ho fatto proprio di sabato al pelo, però insomma era un caso un po' particolare per la video recensione di Divinity. Niente, spero che questo episodio vi sia piaciuto e nel prossimo episodio andremo al centro di addestramento e scopriremo che cosa ci aspetta. Quindi continuate a seguirmi, vi ringrazio sempre per i commenti che continuate a fare, i complimenti e tutte le solite cose. E per il mi piace al video, quindi iscrivetevi al canale, se avete qualcosa da dirmi ovviamente commentate, vi rispondo come sempre. E l'altra volta qualcuno di voi mi ha detto che alla fine del video non ho detto di lodare il sole, ma voi sapete che in ogni momento, circostanza, ogni pensiero, ogni attività del vostro essere deve essere rivolta a lodare il sole. Quindi se non lodate il sole perché non ve l'ho detto, siete proprio delle pessime persone, quindi non meritate di guardare i miei video. Quindi in ogni caso io ve lo ricorderò con tutte le forze che ho, quindi anche Skull, roteando su se stesso, vi sta dicendo lodate il sole! Bye bye! Ciao!